Allora, l'inquadratura ci siamo, Sofia. La Giorno. vedo più ravvicinata. Va bene così? Si vede. Ok. Eccoci qui. Siamo sul video e credo che possiamo anche andare in diretta. Un minutino in anticipo, facciamo l'intro. Da quando parli? Ok, allora. Non ho detto nulla di strano. No, per me è un po' strano. Ci siamo, ci siamo! Buon pomeriggio, Io saluto con il Mattarello. buonasera e buon anno, buon 2021! Finalmente. Ecco, la prima diretta del 2021. Come stai, Sofia? Bene? La nostra Sofia è un po' più... così, come si dice? Un po' più cieca, occhiali. sono un po' più cieca. Ma dai, su, una piccola correzione. Aspetta, ok. Abbiamo gli occhiali. Che bello. E ci stai molto bene, ha scelti lei, tutta la montatura carina. Allora, ben trovati amici, ecco, dopo, ecco, i nostri amici già si iscrivono, attenzione al mattarello perché la mamma si è Ma poi fai il deve un po' mattarello. cucinare. Allora, aspettiamo che si colleghino un po' tutti i nostri amici Ciao, buona e serata e buon 2021. cerchiamo di leggere tutti, perché così. Cioè, così non vedo niente così. Io ho tutto pronto, controllo perché sono un po' così. Scordarella. Scordarella, sì, dai. Come Ah, state? buonasera, che bello vedervi. Buonasera. Eccoci qua. Allora, oggi faremo ben due ricette. Siete pronti? Faremo la merenda per Sofia. La merenda. Poi che altro? Cena. Allora, come si fa? Che ridi? Scusami, scusami. Leggiamo Sono tutti, eh? alta, vero? Allora. Oh, grande! Allora, Ciao, facciamo buonasera. due ricette. Una ricetta dietetica della nostra zietta dottoressa nutrizionista Linda Marzia Casillo. Infatti, poi se volete fare qualche domanda, la nostra dottoressa ci risponderà. Pensavo stessi dicendo me. È la zia di Sofia che si chiama come Sofia, soltanto che Sofia è anche Ciao, Sofia. bentrovate. Allora, quindi faremo una ricetta proteica per la dieta, quindi che non è proprio dieta la dieta della nostra zia dottoressa nutrizionista perché ci fa mangiare molto bene, quindi io non soffro la fame con la sua Ah, dieta. ok, dieta o non Quindi, dieta? bocconcini di pollo al curry, quindi la ricetta Ciao, qua, Sofia, dolce. come sei cresciuta? Grazie, però Grazie. senza la lacca. Va bene lo stesso. Poi, faremo dei, no, come l'ho chiamata? Buonasera. Dei Ah, grissini? grissini di pizza, sì. Grissini di pizza, Va ecco, un po' mi sono bene. confusa, però vabbè. Ciao, bellissime, buona serata, ma Ciao. ciao. Ciao, Allora. ciao, stai benissimo, Sofia, grazie per davvero. Grazie, Ciao benvenuti. anche alla mamma. Ciao, Ciao, ciao a tutti. ciao, Allora, io grazie. inizierei con la ricetta della zia dottoressa nutrizionista. Faccio io perché. Allora, cucchiaio d'olio, un cucchiaio mi raccomando, extravergine di oliva. Quanto è ok? Allora, a occhio e croce, io faccio a occhio, ma un cucchiaio è così. Poco, proprio poco, no, ma giusto. Aspetta perché. Così. Poi, Abbiamo, soffritto. ciao dalla Sicilia, benvenuti e benvenute. Allora, olio, abbiamo detto un cucchiaio, poi Ok, sì, è carota e cipolla. cipolla perché dovremo fare un soffritto. Sì, è Io poi adesso cipolla. vado sui fornelli, ragazzi, poi. Ciao, ciao zia, C'è ciao. la zia? Allora, acceriamo. Ciao. Buon anno, buon anno. Buon anno! Dobbiamo fare un soffritto con olio, cipolla e carota, semplicissima, Buon tagliati pomeriggio. a mille pois, piccolini. Ok. Poi, una volta soffritto, eccolo qua, me lo sono messo di qua, abbiamo del pollo. Io ho fatto metà dose, quindi 250 grammi per due persone, perché faremo 125 grammi a testa, che diciamo è la Grazie. dose che un po', La secondo la dieta, va dose bene, minima. 125 grammi di carne. Quindi Ciao a petto di tutti. pollo, va bene? Quindi mi Ciao. prendo anche una Vi cucchiarella. seguo dalla Germania. Wow, ciao. Willkommen! Willkommen. Ok, Allora, sì, era escort. Sofia sa dire solo quello, mi sa, però va bene, Ok. Sofia Come dice è solo cresciuta quello. Sofia? Allora, mentre il nostro trito soffrigge, che cosa ci dicono i nostri amici? Come sei cresciuta, Eh Sofia? sì, Tu, Sofia. Io mamma, intanto, ti anche io ti voglio bene tanto, intanto io affetto una mela, però come vi ho detto, metto metà mela perché faccio mezza dose, ma adesso vi dico le dosi Ciao esatte. dalla Calabria, wow. Benvenuti! Allora, la dose è 500
100 grammi di petto di pollo tagliato a cubetti, vedete? Deve essere un po' cubotti, non tanto piccolo e neanche tanto grande. Io chiamo cubotti. Poi abbiamo detto un cucchiaio di olio extravergine di oliva, poi mezza cipolla tritata, una carotina media tritata. Ciao dalla Svizzera. Ciao. Poi a parte mettiamo dell'acqua, mezzo bicchiere d'acqua, perché ci andremo a sciogliere, acqua tiepida mi raccomando, un cucchiaino di curry. Poi dopo scriverò le dosi e la ricetta sul sito di nencucina.it. Com'è qui il tempo? Allora, qui oggi piove. Pioveva. Quindi non tanto bene. E oggi è così. Però stamattina... da Parma. Stamattina era bello, sì, un po'. Stamattina c'era un po' di sole? Sì, ma un pochino, bianco e tirava vento. Vi seguo da Andrea in Puglia. Ciao Taranto, anche da Taranto. Taranto. Ciao, ciao da Padova. Che bello Andrea. Io sono stata a Andrea, a vedere il monumento di Federico II di Svevia. Sì. Ciao, anche io a Parma. Ciao, ciao. Bellissimo, bellissimo. Amo l'arte, adoro. Allora, ora con questi mele cosa faccio? Le tagliamo a dadini, perché devono andare in questo piatto, in questi bocconcini di pollo, perché come diceva mia cognata nutrizionista, la dottoressa Linda Marzia Casillo, che questo piatto è completo, poi ce lo spiegherà meglio lei, perché io... posso darvi un'infarinatura. Abbiamo la proteina della carne, le fibre della mela, da piatello anche, da piatello. Benvenuti. E poi andremo a mettere anche un po' di semi di zucca da sbucciare. Da sbucciare, mi raccomando. Quindi sarà un piatto completo. Poi andremo a mettere anche dello yogurt greco, amici. Quindi proteico anche quest'ultimo. Ecco qui, guarda, sta soffriggendo Sofia la cipolla con la carne. Ciao, ciao Anna, ciao, ciao Teresa. E qui ci siamo messi a dieta. Io scrivo da Scanzano, provincia di Matera, wow. Benvenuti. Ciao Gine, ciao Sofia, Castel del Monte, ciao dalla Calabria, wow. Sì, Castel del Monte, giusto. Lì. Ci sono mai stata, però corretta. Sofia ci è stata, io ci sono stata da ragazza. In Calabria? In gita. No, Castel del Monte. Ah, io sto dicendo in Calabria. Poi, molto bello. Ciao da Beatrice e Lina. Ciao. Ecco qui. Poi dopo aver soffritto, metto i bocconcini di pollo. Eccoli qua. Vado, Quindi olio in padella, cipolla, carotina, soffriggiamo e poi mettiamo il petto di pollo. Mi sta venendo fame. Ok. Sì, stasera avremo una cenetta proteica per la dieta. Io sto vedendo quel sugo, guarda, ma sì, adesso nel frattempo vedi in nocciola. Ciao! Io faccio anche quest'altra cosa qui. Metto un bicchiere d'acqua. Adesso però come misuro un cucchiaino di curry. No. Buon anno adesso. Faccio così. Occhio, Sofia. Cosa? Nell'acqua tiepida si va a sciogliere un cucchiaino di curry. Sarà un cucchiaino questo? Ma sì. Io direi anche più. Vai, gira piano piano. Ok, allora, ciao dalla Francia, wow! Oh, buona serata da Bari, je m'appelle Lina Mattia. Oh, Sofia studia il francese. Che bello. Ok, in acqua tiepida sciogliamo il curry, Sofia, è tutto chiaro anche per te? Così lo puoi preparare anche tu per la mamma questo piatto. Ciao da Arezzo, ciao! Benvenuta! Allora, sei benissima con gli occhiali, Sofia, grazie. Anche io li indosso da un po'. Ciao dalla Basilicata, qui sono 3 giorni che c'è nebbia. Ah, brutta nebbia. Che non si vede nulla, veramente. L'abbiamo avuto anche noi, proprio fitta, che si tagliava con un coltello. Buon anno, Sofia e Tina, che bello di vedervi. Buona serata anche a voi e buon anno a tutti. Siamo felici di vedervi, di stare in vostra compagnia. Poi spero un giorno di conoscervi tutti e dare un volto ai vostri profili, insomma, per conoscervi di persona, sarebbe molto bello. Allora, qui deve rosolare, Sofia, vedi? Facciamo vedere. Deve rosolare. Che buoni! Così. Ciao, rosolare. Ciao, bellissime. Siete sempre bravissime dal Piemonte. Oh, grazie, è troppo buona. Ma, grazie. Allora, che dici, Sofia, se iniziamo a stendere la pizza? Perché noi oggi, come detto, facciamo due ricette. Qui il ghiaccio. Il ghiaccio, ok. Brutto, anche quello.
No, io odio il ghiaccio. Che si scivola e odio il ghiaccio. Paura, quindi... Ciao dalla provincia di Pisa. Ciao, ciao da Roma. Wow. Ecco, benvenuti. Roma, sempre bella. Tutta l'Italia è sempre bella. Siete benvenuti. Allora, ciao. Io farei così. Guardate qui l'impasto. Aspetta, aspetta, posso farlo vedere. Soltanto che, siccome mi è uscito dallo stampo, dalla ciotola, mi si è seccato, giustamente. Oh! Vai, apri. Guarda che bella l'alveolatura! Questa è magia, Questa è magia bella. La magia del lievito. Allora, è l'impasto della pizza, quello mio, l'impasto della pizza bollosa, che troverete anche sul sito tienaincucina.it. Questo è un po' secca. È anche questo un po' secca. Perché sennò poi è brutta. Allora, oggi vorrei fare una specie di grissino, ma in pizza. Ecco, mi devo là, questa lì. Aspettate, adesso vi faccio capire un po' bolloso. La mia pazzia. È brava, ecco. La mia pazzia. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, stelle grandi, baci da Tunisia, wow, ciao, ciao. Tutti baci. Ah, mettiamo la farina. Sì. Aspetta. Perché la mamma a volte è un po' stramba, nel senso che si fa venire un po' così lestro. Ok, vediamo. Vedete, no? Vero? Vedete. Aspetta un po'. Buonasera, stupende. Ciao, buonasera. Ecco che mi si attacca tutta. Aspetta. Pian pianino. Ah, dobbiamo metterla un po' sotto. Ecco, sì, volevo fare così perché altrimenti... Sì. Allora, guarda qual è la mia idea, Sofia. Dobbiamo stendere... Ciao, belle, siete tornate. Che meraviglia, un abbraccio grande. Ciao a tutte e due. Grazie, Claudia. Allora, dovremo formare... Ma a me non si può fare capire. Un rettangolo. Ah, capito. Perché noi che cosa faremo? Stenderemo questo rettangolo abbastanza sottile, poi lo ripiegheremo in due. Ciao, altro, come siete belle, dopo averlo farcito. Ciao Liliana, guarda la bollicina, guarda, è la mia pinza bollosa, fa la bollicina. Ah, io l'ho bucata, ecco, va, mi togli tutta la così. Lo strizio, così. Sofia, mi giri il pollo per favore. Da Caserta, wow, benvenuti, benvenuti, anche se non è forse. Dalla mia regione Campania, un abbraccio a tutti, amici. Ciao a tutti, ciao, io ciao sono qua. Allora, vediamo un po' di... Devo dire che è veramente buono quello che stiamo cucinando. Allora, questa è la prima volta che la faccio, questa ricetta, però mi è venuta questa idea, dico, ma perché il grissino non lo posso trasformare in pizza io? Chi ha detto che non si può fare? Ma chi ha detto che non si può fare? Qui in cucina ci vuole un po' di fantasia, un po' di estro, un po' di pazzia. Così. E quindi... E salvo tutte le bolle. Sofia, ma tanto le togli anche mamma col mattarello. Ciao, vabbè. Finalmente! Ciao Liliana, poi. Ciao da Casetta. Vediamo. Ciao Giovanna. Ma come sei cresciuta? Allora. Qui si mangia bene poi. Dirò a me che abbiamo un po' esagerato. Sofia, guarda. Adesso io dividerei questa pasta un po' a metà. Questo coltello? No, così. Diciamo che tiriamo una linea immaginaria. Ok, allora. Una retta. Aspetta. Così. Una parte ci metti il pomodoro poco perché non deve uscire fuori ancora. Ah, io devo accendere il forno. Anche nel 2021 non mi dimentico di accendere il forno. Va bene. Quindi. Guarda che cosa fa la mamma. Come va il pollo lì dietro? È buono. Ok. Guarda, giusto un velo. Questa salsa di pomodoro cotta al vapore. Aspetta. Il vapore? Sì, è un metodo di cottura. Allora, marca? Non posso dire la marca, però... No, ho detto, cotta al vapore non è la marca? Ah, ok, poi, ho fatto una. Pomodoro, quindi, l'ho condito con... Ho aperto la salsa di pomodoro pronta. L'ho condita con olio, sale e basta. Però se voi avete del basilico fresco, mettetelo così profuma. Vabbè, è uscita un po' fuori. Come se non avessi detto nulla, va bene. Basta così. Aspetta, facciamo così. Trallallero, trallallà, è tutto. Prosciutto? Sarà. Adesso prosciutto sarà. No. Metterà, dopo il pomodoro, metterà il prosciutto cotto. Io intanto mi occupo del pollo, Facciamo un riassunto del pollo. Certo. Sofia, che allora, cosa stiamo cucinando? Certo, ciao, piacere di conoscervi, ciao. Benvenuti. Per chi si fosse collegato ora, ripetiamo che stiamo facendo una ricetta proteica per la dieta. Grazie alla nostra dottoressa Linda Marzia Casillo,
facciamo dei bocconcini di pollo al curry. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in una casseruola dell'olio, cipolla tritata, carota tritata e i bocconcini di pollo. Facciamo soffriggere per bene. Ecco qua. Va bene così? Sì. Tra un po' che cosa faremo? Andremo a versare all'interno, vedete questo è un bicchiere con dell'acqua tiepida e abbiamo sciolto con Sofia all'interno un cucchiaino di curry. Ora lo andrò a versare nei bocconcini che sono rosolati già, no? Sono pronti. Così il nostro pollo diventerà giallo, buono, dorato. Ecco qua, e lascio andare. Però io non incoperchio, lascio così. Scusate il rumore, ma... E lasciamo andare. Anzi no, aggiungiamo anche la mela, mi stavo dimenticando della mela. Dei cubetti, mezza mela ho messo io perché mezza dose. Se no... una mela per 500 grammi di pollo. Come buona. La magna. Mettiamo la mela, questo che è sciolto nell'acqua tiepida, e facciamo andare. E intanto ci dedichiamo alla pizza. Sofia è bravissima, mangia e cucina, chi meglio di lei, è un buon chef partito. Deve assaggiare, perché certo. Se non sa se è buono o meno. Giusto. Poi mettiamo, io qui Sofia ho acquistato della mozzarella già tagliata, vedi? Uh-huh. È già sfilettata, uh-huh. Che va bene anche per la pizza. Buona, buona. Margherita, vai. Mettila un po'. Ah, io intanto, brava mamma, hai acceso il forno con la teglia all'interno, adesso non ti scottare perché sennò sentirai tu. Già ti sei fatta male la mano. No, vabbè, è passato, quello è da dimenticare. È andata. Grazie a Dio, tutto bene. Allora, questa teglia è pronta con la carta forno. Una pioggia di mozzarella. Però attenzione perché sennò facciamo... Buona mozzarella. Ricordate l'uovo? Sì, per chi ci ha seguito anche su YouTube Tina Pigna, c'è la diretta di quando Sofia, per amalgamare l'uovo, è cascato tutto, va bene. Cioè, stava volando anche la ciotola perché girava senza tenere la ciotola. Ma noi siamo così, ma noi siamo così. Va bene, che ricetta stavamo facendo, Sofia? Non mi ricordo più. Ah, il grissini pizza. No, con le uova. Che ricetta abbiamo fatto con le uova? Pensavo questa. No. Va bene, comunque, se volete vedere le nostre precedenti dirette, sono tutte su Tia in Cucina, pagina Facebook e anche su YouTube Tina Pigna. Iscrivetevi anche al gruppo Facebook Tina in Cucina, così pubblicherete anche voi le ricette. E Instagram @ pignatina. Che altro dovevamo metterci? Basta. Ma secondo me basta. Possiamo guarda come chiudere. Tutto riempito. Vai. Chiudite. E fu così che la pizza volò. No. Volò pure io. Ti aiuto? Posso farcela? Vai! Sì! Sì. Aspetta. Vedi un po' che idee che mi vengono a me. Aspetta! Forse ho sbagliato, dovevo mettere la carta forno sotto. No, dai, su. No, vabbè. Allora, sigilliamo un po'. Mi sembra un calzone quello... Sì, grande. Un calzone gigante. Bravi, amici. Allora, se non volete fare i grissini, fate il calzone. Buonissimo, uguale. Però preferisco. Però la mia idea era un'altra. Vuoi vedere, Sofia, qual era? Aspetta. Sì, lo so, di fare tutte le striscioline. Devo prendere il coltellazzo, aspetta. Così. Mamma piano. Sì, sì. Conoscete i crunch, cari amici? Quei dolci? No, crunch. Sono dei dolci austriaci con crema pasticcera, ovvero. Aspetta. Volevo fare tipo... Aspetta, io no, direi... No, si fa così. Aspetta, perché sennò poi dopo... No, amore, non si deve chiudere, lo sai perché? No, perché io adesso li attorciglio così... Ok. Viene un grissino attorcigliato, tutto vorticoso. Aspetta, facciamo vedere. Che si allunga pure, attenzione. Ok, giusto. E lo vado a mettere sulla carta forno. Se tutto ok, va bene. Io continuo. Avanti un altro. Così. Attenzione col coltello. Achtung, anche in tedesco. Vai. Forse è meglio che faccio io, aspetta. Colpo secco. Così. E poi... Si è aperto. Va bene, io lo giro subito perché sono. Vedi, così deve venire. Sono forte. Brava, sono, comando io, eh. Pizza, devi capire che comando io. Io sono la cuoca, comando io. Quindi. Ok. E Sofia pure comanda. Io pure. Infatti, Sofia lo arrotola lei adesso. Vai, lo fai io. Lo devi arrotolare. Qui sta andando tutto per il meglio. Allora, da entrambe le parti arrotoliamo. No, veloce, se no cade tutto. Così, guarda, 1, 2, 3, via. Ce la facciamo? Sì.
Forse abbiamo esagerato un po' con il ripieno, però è buono. Io direi di fare così. Ok. Oh, colpo secco. Vai, riprovaci, perché bisogna ritentare nella vita. Sempre. Mai arrendersi. Guarda. 1, 2, 3, via. Ma come fai? Veloce, colpo secco. Senza pensarci. Guarda, così. Io ho fatto un colpo secco. E vabbè, piano piano. Anche la mamma sta facendo una certa. No, però è bello. Cioè, il tuo è bello. Facciamo vedere, più o meno era questa la mia idea, amici. Sì, sì, è bellissimo. Perché in cottura poi, ecco. Facciamo vedere anche su YouTube. I grissini di pizza. Credici, ce la posso fare. Guarda, sei bravissima. Sì. Oh, vedi. Ah. Oh. Comandi tu. Comandi tu. Ma questi sono per stasera, vero? Li mangerai te, però, perché la mamma è a dieta. Ah, potresti leggere i commenti, per favore? Sì. Bravissima Sofia, hai imparato. Non si vede, come non si vede? Ecco. Ah. Aspetta, non ce ne vanno più. Non ce ne vanno più. Adesso mamma dopo prende una. Non si vede? Come non si vede? Vai Sofia. Ah, mettilo un po' più giù in caso. Così. Aspetta, c'ho le mani sporche. Potresti metterlo un pochino più giù? Almeno facciamo vedere come si fa, perché allora mi vado a lavare le mani e facciamo vedere un altro. Poi Sofia, lascialo accanto all'altro, eh. Ok, vai. Basta, 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 perché sennò si può vedere, no? Sì, adesso vai. Ok. Tagliare un altro pian pianino. Va bene, ci provo, non mi mettete ansia. No, ma che ansia. Sei bravissima. Più della mamma, guarda lì. Ok, colpo secco. Colpo secco, vai. Okay. Bravissima. Un applauso a Sofia. Grazie. Bravissima. Tutti, grazie. Mettilo grazie, qui. Grazie, ok, grazie. Vai. Se vai avanti da sola con il cuore. Intanto io inforno questi e direi che per quanto riguarda la cottura, io li farei cuocere per 20-25 minuti a 180 gradi, una cottura classica. Ciao! 190. Ma sì, ma sì. Ricetta, mamma, vai con la ricetta. Allora, la mia ricetta della pizza bollosa è su tinaincucina.it, il sito. Però ho messo mezzo chilo di farina, circa 300 grammi di acqua, ml, siamo lì. Poi ho messo un grammo di lievito di birra, perché l'impasto io lo faccio la sera precedente, insomma, alla cottura, e faccio lievitare in frigo. Comunque andatevi a leggere la ricetta sul sito, perché lì c'è tutto. È un impasto per la pizza, poi c'è l'olio, c'è il sale e un cucchiaino di zucchero per attivare il lievito. L'ultimo viene benissimo. Bravissima. Questi li lasciamo qui, li cuociamo dopo, perché intanto facciamo andare gli altri. Poi torniamo al pollo. Diamo una pulitina, Sofia. Sofia balla. Ma questi per esempio sono batti a pulire anche, così. Allora, cioè, quanto devono cuocere? Allora, abbiamo detto che facciamo cuocere a 180-190 gradi, però adesso aggiustiamo un po', altrimenti. Com'è che pesa questo telefono? Aiuto! Tutte le foto che hai. Scusate, aspetta. Scusate. Non si regge più. Ok, fatto. Fatto? Fermo così. Ok. Va bene. Torniamo al pollo, perché la nostra pizza, i grissini di pizza sono in forno, via. Io questa sera avrò due occhi fuori dalle orbite, perché vorrei mangiare. Ma quindi quello è per me? Questo qui, sì, puoi mangiarlo con me. Ah. Come no? Okay. Ciao! Facciamo vedere il nostro pollo che sta cuocendo? Eccolo qui. Che profumo di curry! No, dovete assolutamente provarlo. Buonissimo. Ma è subito pronto. No, allora dobbiamo aspettare che il liquido di cottura si asciughi un po'. Dopodiché, Sofia, andremo a mettere lo yogurt greco. Per mezza dose, giustamente, vabbè, comunque voi calcolate mezzo chilo di pollo, un vasetto di yogurt greco, vasetto intero, una mela, io sono perplessa, un cucchiaio d'olio, mezza cipolla, una carina media. Io sono perplessa. Perché? È profumatissimo. Perché tu conosci la curcuma. Guarda. Sì, ecco. Ma si può mettere anche la curcuma, anche no? Possiamo mettere anche la curcuma se vogliamo. Sì. E poi è buonissimo perché, come dicevo prima, abbiamo un è un piatto proteico, perché c'è la carne,
c'è la frutta. Per esempio, nonna ha scritto: se al posto del curry potrebbe mettere la curcuma. Puoi mettere anche la curcuma, nonna, certo. Come no? Però sì, deve sarà una variante. Simpatiche, grazie. Sarà un bocconcino di pollo alla curcuma. Perché io, come dico sempre, io vi do un'idea della ricetta, non voglio fare la maestra, ma voi siete i protagonisti, quindi le vostre ricette le dovete rielaborare, le dovete mettere un po' di voi nelle vostre ricette, quindi... Un po' di me. Sì, anche un po' di Sofia, diciamo, dai. Siete bravissimi tutti, tutti quelli che mi seguono, siete tutti bravi in cucina, sul gruppo io vedo delle cose strabilianti, quindi voglio farvi complimenti in diretta. Io proprio me lo sto mangiando per gli occhi. Volevo salutare Sofia, la nostra amica Claudia. Salutiamo Claudia. Un bacione a Claudia. Claudia. Se no mi dimentico, scusami Claudia. E poi salutiamo tutte le persone che insomma ci conoscono. Patrizia, Dani, Daniela, nonna Anita. Vi abbracciamo tutti. Liliana, Grazia. Nonna, zia, tutti. Poi, aspetta, non mi ricordo più. A parte che questo qui non c'è più il tuo cipriano. Ecco, si sta asciugando l'acqua, il liquido di cottura, anche perché ho messo la mela, quindi esce anche un po' di liquido della mela. Poi, cosa volevo dire, Sofia? Ah, io ho preparato una cosa. Questi bocconcini di pollo al curry vanno serviti per avere anche un po' di carboidrato, con del riso. Però voi prediligete il riso integrale, come dice la nostra dottoressa Linda Marzia Casillo, perché è molto più salutare e fa bene rispetto al riso bianco. Io adesso non ce l'avevo integrale, ma anche perché i carboidrati per adesso sono out per me. Però, io ci vado. Però piano piano poi li introdurrò. Ecco, si sta asciugando, guarda, si sta asciugando. Non vedo l'ora di mangiarlo. Sapessi io. E poi, una volta finita la diretta, faremo le foto e le pubblicheremo sul sito tinecucina.it insieme con le altre. Ciao, dice... come state? Benissimo. Bene. Benissimo. Molto bene. Affamate, ma cariche. Io ho fatto merenda prima. Anch'io c'ho un po' di fame. Ciao! Il caffè, ma... Da Strasburgo! Da Strasburgo in Francia! Hai detto Strasburgo! Un bacione a tutti! Hai detto Strasburgo! Strasburgo! Io voglio Strasburgo. Poi, io metterei lo yogurt. Yogurt greco, vado, perché l'acqua ormai si è seccata. Asciugata. Si è asciugata, sì. Grazie Sofia. Un bacio forte, siete fantastiche, grazie. Non si dice se è seccata, vabbè. Scusate, ogni tanto. Tu non c'eri quando in diretta ho detto cucchiarino in dialetto? No! Bene, la mamma. Scusate. Ogni tanto esce fuori il dialetto che è in me. Ma va bene, insomma. Le mie origini, voglio dire. Un bacio forte, grazie. Ciao da Annarella di Cesena. Oh, benvenuti! Come va? Bello il mare. Anch'io. Il mare. Vi invidiamo. Come sei bella con gli occhiali. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di tenervi compagnia, ci fa piacere, e quindi... Dormi nell'orecchio. Scusami. E insomma, ci fa piacere, ci seguite da tante parti del mondo. Ok. Hai fatto i compiti, Sofia? Perché la Sofia è sempre impegnata, quindi... La Sofia. Non si mette mai l'articolo prima dei nomi. Ma adesso io perché... Non so, sì. Però, con questi occhiali mi sento ancora più intelligente, quindi... Non si mette gli articoli prima dei nomi. Baderò come parlare, va bene. Però ti perdono. Ma grazie. Molto magnanima, grazie. Perché ho fame, giusto? Hai fame? Ma guarda... Questa sera andrei a nozze con questo piatto perché è buonissimo. A nozze, chi si sposa? No, per dire. È un detto. Facciamo vedere che il nostro pollo è diventato giallino grazie al curry. Eccolo qua, tutto fumo. E niente rosso. No, beh, non c'è il rosso ma c'è il pollo. Ciao da Debbie e Auri, ciao. Benvenute. Un saluto da Palino. Paliano, a Palino ho detto. Ci vedo molto meglio. Sofia sei bellissima con gli occhiali, grazie mille. Ciao, siete bellissime.
Poi, mamma mia, come sei cresciuta, Sofia! È da un po' di tempo che non vi vedo, siete meravigliose. Sì, ci siamo fermati un pochino. Adesso io ho cominciato i compiti da fare, però. Piano piano ce la possiamo fare. Poi dobbiamo incominciare perché qui iniziare a cucinare perché abbiamo i dolci da fare, i dolci della tradizione, non ci possiamo fermare. Ciao Sofia e Tina, siete bravissime, da Crispiano, provincia di Taranto. Baci e poi un saluto da Torino. Ciao Torino. Ciao. Ecco qua, io sto aspettando. Ah, la pizza come va? Cioè la pizza. Ma si sono gonfiati, tutti sono diventati grandi. Io guarda. Bene, sono bellissimi. E sono buonissimi. No, c'è un profumo. Certo che sono. No, non sono pronti. Devo stare. Ci ho provato, Sofia. Ciao da Milano, bellissimo. Poi, ecco le mie amiche Sofì con gli occhiali, bellissima, sì. Grazie. Poi parliamo. Buona serata, mamma. Però la devo dire questa cappa che abbiamo fatto oggi. Non la dico. La dico io. Vabbè, volevo far ridere un po' i nostri amici, perché noi siamo anche un po' così, no? Allora, mia zia naturalmente ci ha consigliato di mangiare questi. Che sono? I semi di zucca. Ecco, e questi hanno la buccia. Invece noi... Aspetta. E sono salati, diciamo così. E noi... li abbiamo mangiati con la buccia, infatti io per esempio dicevo mamma non riesco a mangiarli, a ingoiarli, tipo lei ha chiesto a zia e mia zia mi ha detto ma c'è la buccia, mi ero scordata di dirlo e tipo, cioè io stavo proprio piangendo, io stavo morendo dal ridere, non perché c'era la buccia ma proprio morendo dal ridere, però erano buoni con la buccia. Io metto un pizzichino di sale, poco erano buoni con la buccia. Sofia, beata la mamma che ha una figlia con te, meravigliosa. Masticare, grazie. Insomma, sembravamo i cammelli. Ma... Infatti, da così dovevano diventare, quindi, allora, in pratica, questo è così, come vedete è così, e doveva diventare così. E questi sono i semi di girasole? Di zucca, amore. Di zucca. Sì. Allora, sì, perché è caduto, vabbè, fa niente. Allora, il consiglio della nostra dottoressa Casillo era quello di servire, li metto qui Sofia, poi faccio vedere il piatto finito, servire appunto questi bocconcini di pollo al curry con la mela, buonissimo il riso, con i semi di zucca, che sono molto salutari i semi. Anch'io quando impasto il pane, faccio il pane, li metto anche nel pane. Che siano semi di lino piuttosto che di chia, insomma, largo uso ai semi perché sono molto salutari, fanno bene. Io mangio quelli dolci senza la buccia. Sofia, ma sei tanto cresciuta. Scusami, ho parlato gli occhiali. Allora, metti un po' di semi qui, quelli che già sono aperti così. La prossima volta compreremo, fai quella manina, compreremo quelli già sgusciati. Così. Buoni. Allora, questo... questa è la nostra cena di stasera, insomma. Questa è questa cena di questa sera. Io con Sofia insieme vi auguriamo buona cena. Andiamo a scrivere sul sito le ricette. E la pizza non la posso mangiare. Io sì, faccio la prima media. Credo che mi sazierò con questi. Il riso non lo posso toccare, però mangerò quello. Casomai andiamo a comprare altro per il pollo e faccio ancora. Intanto io l'assaggio. Allora. Un abbraccio grande, come sempre. Grazie per seguirci. Buono, adesso vi faremo sapere nelle stories. È solo che mi fanno gli occhi. Lo so. E allora, noi vi salutiamo ci vediamo dopo con le foto, perché io poi vi tengo aggiornati sulle stories, ci mancherebbe altro. Allora, un bacione e buona cena. E grazie anche alla dottoressa Linda Marzia Casillo. Ciao! Mi ero scordata io in queste storie, però voglio anche fare... come si dice, ti ricordi quando avevamo fatto il voto se la mamma è stata quindi brava. Va bene, io ora l'assaggerò e vi dirò la pagella di mamma sulle storie di Instagram. Va bene. Su Instagram. Bacio, ciao amici.